Ciao a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi vi faccio vedere veramente una cosa molto carina per i bambini che sono sicura che se sei una mamma o un papà e hai dei bambini anche piccoli, la vorrai assolutamente. Apro parentesi, potrebbe essere anche un'ottima idea regalo per Natale e ti faccio vedere subito di cosa sto parlando. Qui abbiamo già spacchettato perché Raffaello, appena visto, ha voluto subito aprire tutto. Sto parlando della collezione di audiofiabe di Hachette. Questa è la prima uscita, è rimasto solo il cartoncino. Conteneva il libro di Cappuccetto Rosso e il personaggio. La seconda uscita contiene il libro della storia dei tre porcellini e un personaggio con lo speaker. Questo è uno speaker che consentirà ai tuoi bambini di ascoltare le fiabe poggiando il personaggio della fiaba di sopra. Questo infatti non è solamente il personaggio di Cappuccetto Rosso, basta appoggiarlo qui sopra e loro potranno ascoltare così la fiaba di Cappuccetto Rosso. Che figata! La prima uscita, Cappuccetto Rosso, libro e personaggio a solo 1,99 euro anziché 9,99. Nella seconda uscita, oltre il libro e il personaggio dei tre porcellini e lo speaker, c'è anche la micro SD con dentro le prime 30 fiabe, le prime 30 storie della collezione, perché la collezione, se non mi ricordo male, è formata da 60 libri. Le fiabe classiche ci sarà dopo i tre porcellini Pinocchio, poi Biancaneve, Gatto con gli stivali. E io trovo che questi regali per i bambini sono veramente bellissimi perché i miei, ad esempio, ancora sono piccoli, non sanno leggere e quindi possono sfruttare questa cosa dell'audiofiaba. Una volta che poi impareranno a leggere, si troveranno una bella collezione di libri, si divertiranno da soli a leggersi le storie. Stava cadendo. E questi secondo me sono i regali più utili per i bambini, perché abituarli a leggere è il regalo più grande che gli potete fare, perché si sa che i libri sono il cibo per la mente. Quindi già da piccoli, come lavarsi i denti, sarà un'ottima abitudine, se la troveranno. Qui stiamo fremendo perché vogliamo spacchettare e ascoltare. Vi volevo dire che potete sì prenotare in edicola tutte le copie, ma ancora più comodo è prenotarle online nel sito Hachette. Vi lascio nell'info box tutti i link di riferimento. E oltre ad essere comodo perché avete le spese di spedizione gratuite, vi arriverà ogni fascicolo direttamente a casa, non ve ne perderete sicuramente neanche uno. E inoltre, zainetto, l'espositore, la tazza, il gioco memory. Guardate un po' qui. Inoltre, aggiungendo solo 75 centesimi a fascicolo, con il 15° invio, mi manderanno pure la tenda, questa tenda castello che è fantastica. Spese di spedizione gratis, riceverai gratuitamente con il primo invio la pratica borraccia. Qui ci sono tutti i giochi. Cioè, praticamente conviene fare l'abbonamento direttamente online e oltre a ricevere sicuramente tutti i libri direttamente a casa vostra, comodamente a casa vostra, avrete in più tutti questi regali. Comunque, nell'info box troverai tutti i link di riferimento. Fammi sapere se questo genere di collezioni ti piacciono, se ne hai mai fatte nella tua vita. Cosa ne pensi di questa collezione di audiofiabe? Leggi, ascolta e divertiti. Ricordati di iscriverti al mio canale e lasciami il segno del tuo passaggio. Ciao! Vuoi ascoltare, amore? Belli, quello dei tre porcellini. Ok, lo vuoi mettere tu? Sì. Vai. Serio e responsabile. Quello di mezzo era pigro e goloso. E il piccolo era il più giocherellone e furbetto dei tre.
Mamma, i tre porcellini vivevano felici, ma non molto sereni, perché sapevano che il lupo cattivo era arrivato vicino a loro e stava pensando come catturarli per mangiarli. Impauriti, i tre fratelli decisero di costruire una casa per proteggersi dal pericolo, ma non erano d'accordo su come fabbricare quella casa. Il fratellino più piccolo